Presentate le regole per contrastare l'abuso di alcol. Il Roadshow Bevi Responsabilmente arriva a Roma per presentare il progetto dedicato alla cultura del divertimento responsabile, promosso dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi e dall'Associazione Nazionale Magistrati. L'iniziativa è stata presentata nella capitale da Sergio Paolantoni, presidente FIPE Confcommercio Roma, e il direttore di Confcommercio Roma Romolo Guasco, insieme ai delegati dell'ANM Santina Lionetti. Alla presenza di Lorenza Bonaccorsi, presidente del primo municipio, e Monica Lucarelli, assessore alle attività produttive. Associazioni, istituzioni e imprese si sono unite ancora una volta per promuovere un divertimento sano, lontano dagli stereotipi della mala movida, all'insegna di un momento formativo e informativo, che interesserà i titolari e i dipendenti delle imprese di pubblico esercizio, così come i clienti anche giovanissimi, grazie al coinvolgimento della Rete Nazionale degli Istituti Professionali RENAIA. Durante l'incontro, infatti, sono state presentate per la prima volta le regole proposte da FIPE Confcommercio per contrastare l'abuso di alcol, che quasi sempre è alla base della mala movida. Una vera guida operativa che coinvolge imprese, istituzioni e cittadini per contrastare i rischi che derivano dall'incontrollato consumo di bevande alcoliche. Bevi responsabilmente vuole essere la risposta a comportamenti sbagliati, alla cultura dello sballo del binge drinking, alle violazioni delle regole e degli orari, al consumo incontrollato e più attento al prezzo che alla qualità, all'eccessiva facilità di accesso all'alcol. Tutte pratiche che favoriscono la mala movida, fenomeno che non risparmia piazze e angoli di Roma, favorito soprattutto nel centro storico, da abusivismo commerciale e da una crescita abnorme di attività takeaway. Più 41,3% tra il 2008-2021, dove diventa difficile un efficace controllo alla vendita di alcol, anche verso le fasce più fragili della popolazione. Formazione degli operatori, diffusione di buone pratiche tra i clienti, maggiore valorizzazione del ruolo dei pubblici esercizi sono gli elementi per valorizzare i centri storici e tornare a vivere il divertimento in tutta sicurezza. Questo è il messaggio del progetto lanciato in 24 tra le principali città italiane, per arginare comportamenti pericolosi e dannosi per le persone e per la qualità dei centri urbani.